Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, sono tornate in tutta la provincia le domeniche di febbraio all'insegna di maschere, sfilati e travestimenti. Tra gli appuntamenti più attesi in città c'è quello con il Carnevale dell'Orciolaia, quest'anno con un nuovo format e una nuova location più vicina al centro storico. Ad ospitare l'appuntamento il Parco Ducci in zona Montefalco, senza i tradizionali carri allegorici ma con un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, laboratori per grandi e piccini tra circo e giocoleria. Penso che sia stata una cosa veramente riuscita, perché i bambini vogliono andare sui trenini, vogliono vedere e vogliono partecipare soprattutto, quindi questo è un modo per farli partecipare anche in una location qui tranquilla per i genitori, dove non ci sono auto, non c'è traffico, non c'è niente, non ci sono pericoli. Quindi bene, spero che anche domenica prossima sia un po' più caldino, perché oggi era un po' freddino, nonostante ciò è pieno, vedi? E quindi domenica prossima e poi la domenica successiva siano qui con noi a passare una bella serata in allegria. È una giornata calda, si sta bene, anche i genitori sono proprio contenti di portare i citi con questa bella giornata calda a Carnevale. A me mi si è fermata anche la circolazione con questi gabbaletti, io ve lo dico. So se è il freddo o, capito, o è l'elastico del gambaletto, potrebbe anche essere quello. Allora, Mona, vai! Che uomo di peso che c'ho, guarda qua. Mona!